Gentili telespettatori, amici di Cinema da Mare, benvenuti a una nuova puntata dello Speciale Monitor, sempre Cinema da Mare in TV come ogni giovedì notte. Oggi è venuto a trovarci, ha mantenuto la sua promessa, è venuto a trovarci nuovamente il regista sceneggiatore Andrea Rovetta. Grazie Andrea per essere Grazie a tornato. voi. Io ci tenevo molto a continuare l'intervista con te perché qualche settimana fa abbiamo parlato del tuo esordio, di come hai iniziato la tua attività di regista. E adesso mi sarebbe piaciuto, e lo faremo questa sera, continuare a parlare della tua attività. E in effetti, sfogliando il tuo curriculum, ho visto la vastità dei lavori e delle esperienze che hai avuto sia nella televisione che nella fiction. E infatti ho visto che sei stato programmatore, regista, Programmista, programmista e programmista, sì, regista, sbaglio esatto. No, no, sono tecnicamente. queste parole che si usano appunto in televisione. Sono partito da aiuto regista, programmista, programmista regista e poi ho fatto filmmaker e finalmente alla fine sono riuscito a fare regista. Comunque ho fatto una serie di Tutto un tappe, percorso. sì. E volevo chiederti che differenza c'è tra fare il regista per la televisione e il regista invece per un corto, per la fiction, insomma, Ah, qual è sì. la differenza? Ma allora, innanzitutto il regista televisivo ha meno potere del regista cinematografico perché appunto in televisione è molto più importante l'autore, che in qualche modo è colui che scrive i testi, che prepara il canovaccio piuttosto che ciò che si dice, insomma, il racconto. Mentre nel cinema il regista è la figura centrale, proprio la figura dell'artista e che quindi tutto è subordinato a lui, anche lo sceneggiatore, che è diverso dall'autore, però anche sempre quello che scrive i testi, insomma. Quindi. E allora per te, per Rovetta, Andrea, che cosa significa essere un regista? Cosa significa essere un regista? Significa tantissimi fattori, nel senso man mano poi diventi grande, invecchi, man mano accumuli esperienza, più ti rendi conto che sono tanti i fattori per cui, che compongono l'essere regista, che vanno da ogni settore in realtà che entra a far parte del meccanismo del cinema, della fiction, così dovrebbe ogni regista conoscerlo abbastanza bene per poter essere. È quasi necessario che tu lo conosca bene. Mentre all'inizio, appunto, abbiamo visto quel Sì. cortometraggio Boots. l'altra volta che era molto semplice, non sapevo assolutamente nulla, se no qualche idea qua e là. Man mano poi inizia a preoccuparti dei costumi, della scenografia, della recitazione sempre in maniera più approfondita, della fotografia, di tutti gli aspetti, insomma. Quindi essere un regista, secondo me, sono tantissimi fattori che devono essere messi insieme e di cui devi avere padronanza, insomma. Quindi molto complesso come Qual è il tuo mestiere. punto forte come regista e qual è il tuo punto debole? Ok, il mio punto debole, secondo me, non sono molto bravo nelle pubbliche relazioni e dovrei. Questo è un aspetto che spero di migliorare nei prossimi Che anni. però non è un aspetto artistico, No, diciamo, però quindi è è una cosa anche una di importante. quelle capacità che fa parte. Cioè, non soltanto uno può essere un ottimo artista, però deve essere anche un ottimo psicologo, un ottimo manager, un ottimo anche public relation Un man. Cioè, manager di se stessi, insomma, un imprenditore di esatto, se stessi. esatto. Cioè, se sei solamente artista, magari un giorno ce la fai, però è più facile che ce la faccia uno molto bravo a intessere in qualche modo relazioni e Il tuo punto conoscenze. forte, invece, dico io, è che sai narrare le storie, cioè sai scrivere le storie, perché i cortometraggi che hai fatto, molti sono pluripremiati nei vari festival internazionali, sono dei corti scritti da te, le storie sono Sì, scritte da te. sempre, quasi sempre aiutato anche da altri, però sì, mi piace molto. Io trovo che al vertice appunto del sapere, dell'essere regista, ci debba essere una capacità di narrare, insomma, essere in grado di raccontare attraverso le immagini una storia. Quindi diciamo che credo di saper raccontare una storia, questo è quello che spero, esatto. Ed è forse uno dei miei punti di forza, però ogni regista lo ha in maniera diversa. Però, Cosa ti ispira a una storia? come Per nasce? esempio, stamattina mi avevi detto quando ti ho Ah, sentito, sì. mi hai detto che hai iniziato a scrivere una cosa, eri molto eccitato da quest'idea, chissà come si svilupperà, ma da cosa nasce? Una cosa che ti porti dentro e poi si sviluppa o immediatamente Da qualcosa che ti immagini ispira? personalmente mi capita. No, adesso il lavoro di stanotte sulla scrittura è stato particolare, però se dovessi ritornare a come sono nati i cortometraggi, di solito nascevano da delle immagini. Un'immagine che mi dicevo, ah, oh, bella questa immagine, che come
può andare avanti, cosa c'è di altro. Mi mettevo a esplorare in qualche modo. Ah, e poi costruivi la storia intorno all'immagine. E poi a volte ero fortunato perché nasceva da sé, è capitato due volte, e le altre volte invece era ragionando, ma perché questo, insomma, attraverso meccanismi in qualche modo di domanda e risposta, tipo pazzo, a me stesso oppure a qualche povera persona che mi stava aiutando nello scrivere, insomma. Sì. Io ti chiederò tante altre cose dopo, però voglio prima guardare il cortometraggio che hai portato oggi e magari paragonarlo un po' a quello che è stato il tuo primo cortometraggio, certo. Boots, che abbiamo visto nelle scorse un po' di puntate fa, che è stato il primo del 2003. Questo invece che hai portato oggi è del 2008, esatto. È uno degli ultimi. Sì. E vediamo come Rovetta è maturato come regista. Vediamo. Allora, che fai? Ah, scusate. Va bene. Aspetta, pensavo un bluff. E chi stanno le carte? Vabbè. Sandro, un po' di ghiaccio, grazie. Beh. Giulio, da quant'è che stai a Roma? 2 anni. Rivacizziamo un po' il gioco, va. 200 per giocare. Sei sistemato bene? Come? No, dico la casa. Bello. Ah, sì. E voi invece quant'è che vi conoscete? Da un po', giochiamo al bar ogni tanto. Apro. Aspetta, aspetta, 200, no? Sì. 400. E vieni spesso al bar? No, ieri sera è la prima volta. Certo che ti sei preso una bella sbronza, eh? Carte. Comunque, ci hai ripulito a tutti. Vuoi anche un tè con i biscotti, non lo so. Scusate, 3 per me. 3 per te. 2 per me. Servito. 1000. Per giocare. No, no, per me no. Va bene. No, le vostre 1000. Più 1000. Va bene. Ma anche per me, vedo. Full di Jack. Becco, le carte stanno a me. Scusate. Mi capita spesso, scusate. Carlotta, Carlotta. Certo, lei un po' d'attenzione a me. Avvocato, sono mortificata, mi dispiace, non l'ho fatto apposta. Ci mancherebbe altro. Cosa fa?
Cosa fa? Magari va via. Ma cosa va via? Quest'abito deve andare in lavanderia. Grazie Carlo, veramente, sarà per un'altra volta. Aspetti, magari l'accompagno sotto, eh? Ho la macchina. Vabbè, l'accompagno viene in strada almeno. Ma no, davvero, veramente, ho già fatto abbastanza. Ma sì, fatti accompagnare. Lo farei io, ma ci sono gli ospiti. Ciao, Carlotta. Puoi capire? Noiosa, noiosa questa cena. Io non sono mai stata una cena così noiosa. Mi hai salvato. Carlotta? Sì, lo so, io Giulio, non so se... Però no, davvero mi dispiace del vestito, vorrei almeno portarlo in tintoria. Insisto. Insisti? Sì, insisto. Quanto insisti? Un po'. Allora mi devi togliere. Possiamo smettere di giocare? No, 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 io sono sicuro che posso rifarmi. Però... Vabbè, quanto vuoi cambiare? È solo che ho un problema di liquidità. Qui non si fanno prestiti. No, no, niente prestiti. Pensavo solo che... Non so, questo televisore, per esempio, è ad alta definizione. Vale un bel po'. Giusto così per continuare a giocare, non occorre la cifra intera. Può interessare? Non interessa. 3.000. Bene, sì. Però ho compreso il computer e gli stereo. D'accordo. Questa la mettiamo via. Figata. E poi saliamo su, su, qua. Arriviamo qui, attraversiamo la Manica in traghetto. Ma scusa, ma non andiamo in Normandia? Sì, al ritorno però, no? Promesso? Sì. Non sono Michel e ci stiamo quanto ci pare. Sarà un viaggio trascendentale. Sta molto bene questa camicia. Sì. Me l'ha regalata da persona di gran gusto. Grazie, grazie. Lo so, lo so, lo so. Grazie. Senti, poi pensavo che... Aspetta, devo... prendere un po' coraggio. Pensavo che al ritorno da questo viaggio trascendentale potremmo mettere in cantiere l'idea di un figlio. Un figlio? Sì. Stiamo bene insieme, no? Sì, ecco, appunto. Stiamo insieme soltanto da un anno. Mi sembra un'ipotesi un po' prematura. Prematura. Sì, prematura, prematura. Vista. 3-7. No, mi faccio 3 donne. Che cazzo, però. Sì, sì. Vabbè, ragazzi, direi che possiamo pure andare a dormire. Che facciamo? Chiamiamo Gino? No, no, ragazzi, dai, ancora presto. Sento che adesso arriva il mio momento. E il salotto, eh? Che ne dite? Sono... I divani sono di design, anche le poltrone. Interessa? 5.000, con tutti i quadri.
No, mi spiace, guarda, non sono in vendita. Allora 3.000. Ma come 3.000? Varranno 15.000 soltanto di voi o no? Dai, dai. 500 per giocare. Sì, Carlotta. Non è la terrazza. Senti, che ne dici? Ce ne va bene una vodka insieme sul terrazzo? Insieme, così parliamo un po', da. Ma come vuoi! Cos'hai? Colore di fiori. Allora non ci siamo capiti. Vi voglio qua, tutti, subito con il camion, in via Strozzi. Via Strozzi che numero? 84. Via Strozzi 84. Immediatamente. Cara Carlotta, ora so che tra noi è davvero finita. Senza rancori, senza rimpianti. E finalmente mi sento pronto per ricominciare. Ti auguro di essere felice. Ah, grazie per avermi prestato la casa questo fine settimana. Con Cecilia Danzi, Neri Marco Re, nel 2008 hai fatto questo lavoro così impegnativo, hai lavorato con degli attori veri. Attori straordinari, eccezionali, è stato veramente molto emozionante. Che esperienza è stata? Cosa ti ricordi di Mi ricordo che è stato un inferno, nel senso 2 giorni e mezzo di riprese, quindi tutto molto condensato, pochissimo tempo, Neri che poteva solamente alcune ore del giorno perché stava girando un altro film, è stato veramente difficile.
Però è una bellissima esperienza. E poi il corto ha avuto anche una nomination ai David. Quindi è stato, diciamo che è stato molto importante per me, perché appunto poi ho iniziato ad avere un po' di visibilità proprio per questa nomination, anche perché il corto, grazie agli attori e anche alla storia. E anche alla storia, diciamolo, perché sei bravissimo, storia, sì. È montato benissimo, sì, è veramente accattivante. Sì, accattivante. Anche le musiche che hai scelto. Musiche sono originali, fatte da un mio amico, Lino Sabbadini, molto bravo, e sì. No, tutti sono stati bravissimi. Quindi e adesso aspettiamo la tua prossima, la tua prossima storia. Esatto. In immagini. Speriamo, esatto. Insomma, purtroppo non abbiamo tanto tempo. Voluto chiederti tante cose, però spero di farlo ancora la prossima volta. Perché ti catturo. Va bene, volentieri. Un'altra volta ancora. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a te, e grazie tante a voi. Cose buone, grazie. E io saluto tutti voi per essere stati un altro giovedì con me qui a Super 3 con Cinema da Mare in TV. Vi saluto, vi ringrazio, buonanotte e buon cinema a tutti.